Ciao a tutti cari amici, questa lezione, che in realtà non si può chiamare lezione, è davvero informale, come tutte le altre, ma un po' di più. Questo perché, come potete vedere, non sono a casa mia. Fortunatamente sono ancora in ferie e il tempo per ora è stato clemente. Ho avuto la fortuna di leggere molti libri e soprattutto quest'estate molti di voi non mi hanno chiesto tanto consigli relativi a materie, insomma, di studio, ma mi ero chiesto consigli di lettura. Mi scuso con quanti appunto mi hanno fatto questa richiesta perché effettivamente hanno dovuto attendere fino a oggi, quindi a settembre, per ricevere una qualche risposta, però insomma, anche io diciamo quest'estate sono andata in vacanza e comunque sia, ho potuto trovare molti materiali utili per consigliarvi. Sono sempre stata una grande amante della lettura e quindi gli spunti non mi mancavano. Però ho deciso di iniziare a fare questi video in cui appunto vi presento le mie letture. Ad esempio, sotto l'ombrellone ho letto un libro di Fogazzaro, Il Santo. Ve lo faccio vedere. La mia edizione è davvero vecchia, sono un amante dei mercatini delle pulci, dell'antiquariato e quindi questa è del 1970. Però, insomma, sicuramente lo potete trovare in tutte le librerie. Questa è la spiegazione che giustifica le pagine ingiallite, un po', sì. Si vede che il tempo ha fatto il suo corso con questo libro. Però, insomma, secondo me i libri vissuti hanno il loro fascino. È un libro che io vi presento in quanto l'ho letto, però effettivamente posso consigliarlo solo agli amanti della lettura o a persone che hanno, non so, interesse per le questioni religiose, perché la storia è quella di un uomo, Pietro Maironi, che dopo aver passato, insomma, anni di dissolutezza, tra storie d'amore, una tra l'altro, delle quali con un personaggio che si ritrova anche in questo libro, appunto il santo Jean, decide di intraprendere la via, insomma, della purificazione dal peccato. E quindi Pietro decide di abbracciare la religione in sostanza, ma lo spettro di questa sua amata del passato non lo abbandona mai. Lei, quando viene a sapere che lui vuole chiedere, insomma, vuole prendere gli ordini, vuole diventare un monaco benedettino, quasi le viene un mancamento, insomma, si dispera e capisce che ora l'unico modo per poter amare l'uomo che era stato il grande amore della sua vita è quello di abbracciare i principi della religione cristiana, che lei, tra l'altro, non condivide e non riuscirà a condividere neanche quando si riunirà a lui, insomma, sul letto di morte. Questi principi sono appunto il volontariato, l'attenzione per i poveri, la cura delle anime dissolute, come ad esempio quella di suo fratello, uno spirito libero, un libero pensatore, insomma, incapace di accettare i dogmi della religione. Quindi ecco, un libro in cui i grandi temi dell'amore e della fede si fondono e in cui appunto è la lotta tra queste due grandi forze che animano lo spirito di questo giovane a farla da protagonista. E oltretutto Pietro, proprio per la sua vocazione, viene riconosciuto da tutti come una sorta di santo. Questa è la spiegazione del titolo. Addirittura c'era chi accorreva da lui per baciargli le mani e toccargli le vesti, e in questo modo speravano, insomma, di guarire, e già si era gridato al miracolo. Però naturalmente gli alti vertici della Chiesa non condividono affatto l'entusiasmo verso questo che sembra essere uno dei tanti santoni che predicano in giro per l'Italia, e quindi per questo Piero verrà estromesso dagli ordini e, insomma, invitato ad allontanarsi. Ma malgrado queste minacce, lui non abbandonerà mai le proprie idee di riforma radicale della Chiesa.
Ecco, un libro quindi che sì, non consiglio propriamente a persone che iniziano adesso ad approcciarsi con il mondo della lettura oppure che da molto non leggono, perché comunque un libro che a tratti è pesante, perché molto presenta molta ideologia, ecco, molta riforma cristiana. È un libro interessante, però sì, in effetti. Se siete persone che non amano la lettura o che cercano un libro leggero, questo non è proprio indicato per voi. Tra l'altro, se può interessarvi un libro che era stato anche messo all'indice proprio per le sue idee di riforma e rinnovamento della Chiesa. Quindi questo, vi ripeto, è Il Santo di Antonio Fogazzaro, un libro che comunque è facile da leggere, almeno nella mia edizione presenta anche una scrittura abbastanza, come dire, si sente, ecco, che è un libro vecchio, una scrittura molto antiquata. Però questa è la mia proposta per ora, magari i più patiti per la lettura potranno avvicinarglisi. Con questo vi invito naturalmente come sempre a seguire il mio canale YouTube, dove qui dal mese prossimo, anzi probabilmente già tra qualche settimana, visto che la scuola ricomincia, ricomincerò anch'io a pubblicare video lezioni relative alle materie, insomma, di ambito scolastico in cui sono più ferrata grazie ai miei studi e alla mia esperienza. E poi naturalmente continuerò con questa rubrica di letture, magari cercando di proporvi libri, insomma, un po' più alla portata di tutti, ecco, in modo che ci siano sia libri un po' più complessi che libri un po' meno complessi. Comunque, se doveste cercare un libro, magari che sia un libro, insomma, non proprio facile, che ne so, Peppa Pig o cose di questo genere da presentare all'insegnante. Questo potrebbe fare il caso vostro perché comunque, almeno nella mia edizione, sono 333 pagine, considerando che però qua si partiva dalla pagina 49. Quindi, insomma, ecco. Meno all'incirca 300 pagine, ecco. So che le insegnanti spesso propongono dei libri da leggere durante l'anno, magari da riassumere, da spiegare durante verifiche. Questa potrebbe essere una soluzione, sapete, però un libro impegnativo, ma insomma, anche in questo caso con una bella storia d'amore vissuta però in modo un po' più spirituale rispetto ad altri libri come Via col vento o cose simili. Quindi ah sì, vi ricordo inoltre di contattarmi per qualsiasi esigenza, anzi saluto tutte le persone che anche quest'estate mi hanno scritto e in particolare saluto Francesco, spero di rispondere presto Francesco alla tua carissima email e potete contattarmi qui sotto commentando appunto sotto i miei video, ma se non avete YouTube mi trovate anche su Instagram inserendo il mio nome e cognome. Insomma, ci sono molti modi con i quali possiamo sentirci e sarò ben lieta di darvi come sempre i miei consigli. Vi auguro quindi una buona conclusione dell'estate e al prossimo video.